Intervistando Web TV, Giambo, oggi siamo a Cagliari in compagnia di Francesca Ponti. Ciao Francesca. Ciao. Dunque, Francesca è una giovane scrittrice di quasi 21 anni. Esatto. Il tuo compleanno, se non sbaglio, è il 12 di agosto, vero? Sì, tra un mezzo. E sei nata in Brasile, però vivi da moltissimi anni in Sardegna e ora hai scritto un libro. Sì. Il libro si chiama Lexi. E ci vuoi raccontare qualche cosa della tua vita? Sì, sono arrivata in Sardegna quando avevo 6 anni e mi sono trovata bene, anche se comunque all'inizio è stato difficile imparare l'italiano, però adesso appunto sono proprio sarda e mi piace tantissimo la Sardegna per il mare e per la gente. Allora, quasi all'inizio del libro entra in scena Arianna. Quando entra in scena Arianna, la tua vita cambia completamente. Arianna è un'alternativa, da quel momento in poi anche tu fai parte del mondo degli alternativi. Ecco, ma cosa significa essere alternativi in una città di provincia dove dopo un po' tutti ti conoscono? E che significato ha essere alternativi veramente? Alternativi a che cosa? Chi? Dunque, al mondo di oggi è abbastanza difficile essere alternativi, però nel libro ho descritto appunto il mondo alternativo con la musica punk e rock, con abiti scuri e cheffie, però la parola alternativo vuol dire diversi dal modello che ci propone la società. Poi sta a ciascuno sentirsi alternativo, ma non per il modo di vestire, ma anche caratterialmente, quindi non seguire il modello della società, ecco. Allora, la ricerca della diversità ad ogni costo. A volte la tendenza diventa conformismo di appartenenza a un nuovo gruppo. Ecco, come sei riuscita ad accettare le regole ferree del gruppo? Nel libro descrivo appunto le regole del gruppo, nel senso che comunque ci si vestiva tutti allo stesso modo, si usciva sempre negli stessi posti, ovvero locali e piazze. Per quanto mi riguarda non c'erano vere e proprie regole, in fin dei conti ero abituata comunque a quello stile di vita. Poi, come dici tu, appunto, quando conosco Arianna mi trascina nel suo gruppo e a quel tempo mi sembrava abbastanza, tutto quanto mi sembrava abbastanza bello. Poi in realtà dopo mi sono resa conto era la mia vera e propria strada che dovevo seguire, ecco. Allora, nel libro è presente un forte conflitto generazionale. Per una ragazza con tante idee e mille emozioni, com'è possibile affermare se stessa nella nostra società, trovare la via della felicità? Nel mio caso cerco di trovare la felicità nelle piccole cose appunto quotidiane, e avendo sempre determinazione e ambizione, però non è sempre facile perché molte persone cercano di distrarmi dai miei obiettivi, però appunto sono una ragazza abbastanza determinata e speriamo di farcela, ecco. Che cos'è per te la felicità? Per me la felicità è essere contenti di se stessi ogni giorno e accettare quello che si ha e non pensare alle cose negative. Quindi cercare sempre di essere ottimisti e sperare sempre per il meglio. La storia di Lexi ci porta a conoscenza di un mondo per noi a volte un po' misterioso. A un certo punto sembra che tutto tenda alla catastrofe, che non ci sia più possibilità di uscita, se non soluzioni molto tragiche, estreme. Poi allora arriva un amico che ti dà un consiglio, che dà un consiglio a Lexi: cerca di capire quali sono le persone che ti vogliono bene. Ecco, come sei riuscita tu a capire quando era il momento di uscire dal gruppo e perché quel gruppo non era il tuo mondo? Ho capito che
che quel mondo non era fatto per me, perché stavo arrivando a prendere comunque una brutta piega, nel senso che non riuscivo più a concentrarmi sullo studio. Poi, grazie ai miei genitori che mi hanno aiutato tantissimo, e anche talvolta con le punizioni o comunque con le minacce, sono riuscita a portare avanti lo studio e a concentrarmi appunto su quella che è la mia passione, quindi la scrittura. E adesso sto scrivendo la seconda parte del libro e sto partecipando ad un concorso per scrittori emergenti, quindi speriamo di riuscire a portare presto appunto un premio a casa e vediamo come va anche con la seconda parte del libro. All'interno del libro hai disseminato strofe di poesie, brani di canzoni, sogni. Che significato hanno? Come detto prima, ho sempre avuto la passione per la scrittura, quindi anche poesie. Per quanto riguarda i sogni, servono a descrivere meglio le emozioni e i sentimenti che provavo. Per quanto riguarda le canzoni, all'interno del libro ho inserito appunto una canzone dei Violent Faces, che sono dei miei amici che fanno musica punk rock, e quindi ho deciso di inserirla perché nel contesto, stava bene. Quindi spero che questo libro piaccia, le mie poesie vengano apprezzate. Cosa hanno significato per te quegli anni della tua vita e che consigli daresti ai tuoi coetanei? Ai miei coetanei darei il consiglio di essere sempre se stessi e di non lasciarsi trascinare nelle brutte situazioni e di coltivare sempre i propri sogni perché poi i sacrifici vengono sempre ricompensati. Beh, grazie Francesca, però prima di lasciarci vorrei farti una domanda che è diventata un po' tipica di Intervistando Web TV. Abbiamo detto che sei molto molto giovane, ma se dovessi pensare all'epitaffio da iscrivere sulla tua lapide, che frase o che concetto vorresti esprimere? Io riporterei una breve poesia che ho scritto nel mio libro. Pervasa da un angoscioso silenzio, sto immobile, ferma sul ciglio della strada e non reagisco. Sento e non capisco. Io non esisto. Sicuramente una bellissima poesia, pochi versi ma di grande effetto. E noi ringraziamo Francesca per essere stata qui con noi, per la sua disponibilità. E vorremmo ricordare a tutti gli amici di Intervistando Web TV che possono trovare il libro di Francesca in Sì, internet, vero? oppure cercando su Facebook Francesca Ponti scrittrice, lì troverete tutti i link e brevi estratti e quindi anche il link da dove poter ordinare il libro. Il libro, lo ripetiamo, è questo, Lexi, Francesca Ponti, editrice Lulù. E Intervistando Web TV lo consiglia caldamente, proprio il caso di dirlo. Beh, grazie Francesca, alla prossima. Grazie, ciao!